Ciao a tutti e benvenuti. Finalmente sono qui per parlarvi della Luna. So che questo video lo stavate aspettando tanto e infatti mi è stato proprio richiesto da molti di voi. Lo registro anche per ringraziarvi perché su questo mio secondo canale siamo ormai più di 5.000 e so che a molti potrebbe sembrare un numerino piccolo, ma per me non lo è. Il vostro affetto è qualcosa di immenso per me e vi sono grata per tutto. Grazie per il sostegno, grazie per tutto. Sono particolarmente grata alle persone che spendono un minutino della loro vita nel condividere i miei contenuti. Quindi davvero grazie dal profondo del cuore, siete delle anime meravigliose. Come vi dicevo, oggi sono qui per parlarvi della Luna. E per approfondire questa tematica, vi parlerò infatti anche delle relazioni, delle straordinarie relazioni matematiche che esistono tra Terra, Luna e Sole, e poi andremo ad affrontare le teorie più interessanti, come quella della Luna cava, oppure la teoria, una teoria molto curiosa, secondo cui la Luna non sarebbe altro che un'antica astronave aliena che si trova lì dov'è per controllare la vita sulla Terra. Prima di cominciare, devo dirvi che nel video vi porterò anche delle dichiarazioni di persone che hanno lavorato per la NASA. E molte di queste dichiarazioni, come anche le leggende Zulu di cui vi parlerò, le leggende africane di cui vi parlerò, le ho prese proprio da questo libro, che è il libro Il risveglio del leone di David Icke. Lo so che vedrete il titolo al contrario, proprio per questo vi metterò una foto del libro. In questo libro, si parla in modo molto molto approfondito della Luna, di quello che è, di quello che potrebbe essere e di quelli che sono anche i pensieri di molti studiosi e ricercatori indipendenti. Quindi, se vi interessa la tematica, sempre se potete, io vi consiglio di acquistare questo libro perché oltre alla tematica della Luna e di quello che potrebbe essere, ne affronta tantissime altre e davvero tutte interessanti. Quindi, questo libro ve lo consiglio e adesso direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e di cominciare subito. Dovete sapere che sempre più persone pensano che la Luna non sia un corpo celeste, ma una struttura artificiale o comunque un planetoide cavo che si trova lì dov'è per controllare la vita delle persone, la vita dell'umanità sulla Terra. Quindi, secondo questi ricercatori, la Luna sarebbe uno strumento in mano a degli individui che dispongono di una tecnologia super avanzata. Quando vi parlo di alcune persone che ormai hanno abbandonato questo pensiero della Luna visto come corpo celeste, non parlo di persone che, sapete, si svegliano la mattina e senza uno straccio di studio si mettono lì a cantare la Luna non è un corpo celeste. No, ragazzi, io vi parlo di scienziati, di studiosi, persone che hanno anche lavorato alla NASA e ricercatori indipendenti che hanno vari studi alle spalle.
E sempre più persone pensano che la Luna non sia un corpo celeste, ma più che altro una struttura artificiale. E quando andremo ad analizzare nel video le anomalie matematiche che esistono proprio tra Sole, Terra e Luna, o meglio queste relazioni matematiche, non le anomalie, beh, vi accorgerete che la Luna è davvero strana, molto molto strana. Esiste un libro davvero interessante. Un libro che è stato scritto da Christopher Knight e Alan Butler. Il titolo del libro è Who Built the Moon? Quindi chi ha costruito la Luna? In questo libro, proprio questi due autori analizzano queste relazioni matematiche tra Sole, Luna e Terra e vanno ad analizzare anche tantissime anomalie che si trovano sulla Luna. Quindi io vi consiglio di leggere questo libro. Se la tematica vi affascina, e in questo video faremo molto spesso riferimento a questo libro perché davvero contiene delle informazioni sconcertanti. Le anomalie lunari, infatti, sono così tante e anche varie che lo stesso Irwin Shapiro del Centro di Astrofisica Harvard Smithsonian ha dichiarato: "La Luna è più grande di quanto dovrebbe essere. Apparentemente più vecchia di quanto dovrebbe essere, e la sua massa è molto più leggera di quanto dovrebbe essere. Occupa un'orbita improntabile ed è così singolare che tutte le spiegazioni concernenti la sua presenza sono irte di contraddizioni, e nessuna di esse potrebbe essere considerata neppure lontanamente inconfutabile." Un noto professore russo di biochimica di nome Isaac Asimov, noto per aver scritto tanti libri scientifici, ha anche lui fatto delle dichiarazioni sorprendenti. Disse infatti che la Luna, che non ha né un'atmosfera e né un campo magnetico, non sarebbe altro che un capriccio della natura. Visto che la Terra è l'unico pianeta del sistema solare intorno a cui in proporzione orbita un satellite così enorme. La Luna, infatti, è anche più grande di Plutone. Ci sono addirittura scienziati che hanno definito Luna e Terra un sistema binario e non il pianeta ed il suo satellite. E proprio Isaac Asimov, in alcuni dei suoi libri, ha scritto che secondo tutte le leggi cosmiche la Luna non dovrebbe orbitare intorno alla Terra. E infatti in uno dei suoi testi ha dichiarato: "Non possiamo far altro che concludere che la Luna non dovrebbe trovarsi dov'è. Il fatto che ci sia è uno di quei colpi di fortuna quasi troppo notevoli da accettare. Pianeti piccoli come la Terra, con deboli campi gravitazionali, potrebbero benissimo non avere satelliti. In generale, dunque, quando un pianeta ha dei satelliti, questi sono molto più piccoli del pianeta stesso. Non solo la Terra ha un satellite, ma si tratta di un satellite gigantesco, 2160 miglia di diametro. E allora com'è che la piccola Terra ne ha uno? Tutto questo è sorprendente. All'inizio del video vi ho detto che la Luna presenta numerose anomalie che andremo a vedere, ma una che mi fa tanto riflettere, che forse è quella anche più semplice da comprendere: la Luna, abbiamo visto, non ha un campo magnetico, eppure le sue rocce sono magnetizzate. Com'è possibile? Inoltre, la Luna presenta un fenomeno noto come muscons, cioè concentrazioni di massa, e si tratta di ampie zone circolari ad alta densità e dalla maggiore forza di attrazione gravitazionale. E queste, in relazione alla Luna, sono delle cose davvero sorprendenti. Nel libro Chi ha costruito la Luna di Knight e Butler, i due vanno ad analizzare queste relazioni matematiche tra Sole, Terra e Luna, e lo fanno partendo proprio dal numero 10. Loro utilizzano il numero 10 come numero base per analizzare queste relazioni matematiche che esistono tra i tre. Ci tengo a precisare che queste sincronicità matematiche, che adesso vedremo nello specifico, funzionano soltanto col Sole, la Luna e la Terra, soltanto con questi tre.
e con nessun altro dei pianeti o delle lune del sistema solare, del nostro sistema solare. Ora, visto che parleremo di numeri, e so che ci sono tante persone che, insomma, non amano la matematica, e io sono una di quelle persone, ascoltare i numeri, quando guardo video di questo genere, mi manda in confusione. E quindi, perché io ho speso molto tempo nel riflettere, nell'appuntare il tutto, quindi visto che so cosa si prova, cercherò di scrivere i numeri nel video, vi metterò delle immagini in modo che il tutto possa essere impresso più facilmente nella mente, perché so che è difficile guardare un video in cui una persona vi dice dei numeri. In questo modo potrete anche appuntarvi questi numeri e fare i calcoli per conto vostro. Quindi non vi preoccupate, cercherò di rendere il tutto più semplice da comprendere. La Luna e il Sole hanno uno straordinario sincronismo. A metà inverno, infatti, quando il Sole si trova al suo punto più basso e debole, la Luna è al suo punto più alto e brillante, e a metà estate succede esattamente il contrario. Sole e Luna tramontano nello stesso punto dell'orizzonte durante gli equinozi e al punto opposto durante i solstizi. Quante probabilità c'erano che la Luna trovasse un'orbita così perfetta da poter coprire il Sole durante un'eclissi e sia osservata dalla Terra avere apparentemente le sue stesse dimensioni? Quante probabilità c'erano che gli allineamenti fossero così perfetti durante equinozi e solstizi? E già di qui potete capire che effettivamente dal punto di vista proprio delle misure, dal punto di vista matematico, ci sono queste sincronicità che ci fanno pensare che è come se fosse tutto stato progettato sì nei minimi particolari. Anche la percezione che noi abbiamo della Luna, le grandezze, è come se fosse stato tutto calcolato ab origine, all'inizio. Inoltre, osservata dalla Terra, la Luna mostra sempre lo stesso lato o faccia. Non vediamo mai il cosiddetto lato oscuro o nascosto. E infatti è proprio su questo lato oscuro o nascosto che ci sono queste teorie, no? Perché nessuno l'ha mai visto e quindi le persone ovviamente vanno a fantasticare su quello che potrebbe trovarsi appunto su questo lato oscuro e oggi vedremo appunto le teorie più interessanti. Comunque vi dicevo che secondo molti il fatto che noi non vediamo un lato oscuro, cioè il lato nascosto della Luna, è dovuto alla sincronicità della rotazione lunare, cioè il tempo che la Luna impiega per ruotare sul proprio asse è più o meno lo stesso che impiega per orbitare attorno alla Terra. E questo significa che ogni volta che vediamo la Luna, appunto, vediamo sempre la stessa faccia. Inoltre, la rotazione lunare è estremamente lenta rispetto a quella terrestre e nel tempo che occorre alla Luna per completare un solo giro, la Terra ruota più di 27 volte. La velocità rotatoria della Terra è 400 volte superiore a quella della Luna e in un giorno essa ruota per 40.000 km sul proprio asse contro i 400 della Luna. La Terra gira su se stessa 366.259 volte per compiere ogni orbita solare e la circonferenza polare terrestre è di 366.175 volte più grande di quella della Luna. La circonferenza polare della Luna è il 27,31% delle dimensioni della Terra e la Luna compie 27.396 giri per ogni orbita terrestre. Knight e Butler, nel loro libro, affermano che se si moltiplica la circonferenza della Luna per quella della Terra, il risultato è di 436.669.140 km. Bene, dividendo questo grande numero per 100, si ottengono 436.669, cioè la circonferenza del Sole corretta al 99%. Qui stiamo parlando di numeri, stiamo parlando di misure,
Ma queste relazioni, cioè andando a sommare la circonferenza di uno, la circonferenza dell'altro, otteniamo la circonferenza dell'altro, vi fanno un po' pensare ad un universo ben strutturato, anzi perfettamente strutturato, in cui le somme di due ci danno il risultato dell'altro, le somme degli altri due ci danno il risultato dell'altro. Tutto questo è davvero sorprendente. E scusatemi, ma analizzare questi numeri e andare anche a fare dei calcoli mi fa pensare che non è un caso che la Luna sia lì dov'è e che probabilmente qualcuno ce l'ha messa lì. Questi calcoli potete benissimo farli anche per conto vostro. Le cifre sono lì, ve le ho scritte, le ho mostrate e quindi potete fare questi calcoli. E effettivamente, tutto questo è sconcertante, ma non è finita qui. Perché se si divide la circonferenza del Sole per quella della Luna e si moltiplica ancora una volta il risultato per 100, si ottiene invece la circonferenza della Terra. Dividendo la grandezza del Sole per la grandezza della Terra e moltiplicando anche qui per 100, otteniamo la grandezza della Luna. Questi due autori nel loro libro spiegano che questo gioco numerico tra Terra, Luna e Sole è sconcertante e inoltre aggiungono che la Luna sembra essere stata inserita all'interno della relazione Sole-Terra con la precisione del proverbiale orologio svizzero. E secondo voi, il fatto che la Luna si trova lì dov'è, dopo tutte queste anche sincronicità, potrebbe essere un caso? E vi ripeto, tutte queste sincronicità, tutte queste relazioni tra Sole, Luna e Terra ci fanno pensare ad un universo letteralmente programmato. Si parla addirittura della precisione di un orologio svizzero. È davvero curioso. Tutto questo è curioso. Ma adesso arriviamo alla prima di tante teorie super interessanti riguardanti la Luna e quello che potrebbe realmente essere. Alcuni scienziati e ricercatori pensano che la Luna potrebbe essere cava al suo interno. Ad oggi, infatti, sappiamo che il suo nucleo è meno denso degli strati esterni. Anzi, alcuni scienziati pensano che la Luna potrebbe anche non avere un nucleo. Uno scienziato della NASA, il dottor Gordon MacDonald, all'inizio degli anni 60 disse: "Sembrerebbe che la Luna sia una sfera più cava che omogenea". E inoltre, se ci pensiamo, la Luna possiede soltanto il 60% della densità della Terra e uno stesso quantitativo di materiale terrestre peserebbe almeno il doppio rispetto a quello lunare. Questo ha portato alcuni scienziati a credere che la Luna non possieda un nucleo di ferro o che comunque il nucleo, se c'è, sia davvero minuscolo. Durante la missione lunare Apollo 12, avvenuta nel novembre del 1969, vennero collocati dei sismografi e poi successivamente, in modo del tutto intenzionale, si provocò lo schianto del modulo lunare, causando danni. O meglio, causando comunque un impatto pari a una tonnellata di dinamite. Le onde d'urto, pensate, si susseguirono per 8 minuti e in quell'occasione la NASA disse che la Luna risuonò letteralmente come una campana. Muris Ewing, che non era altro che il co-direttore dell'esperimento sismico, durante una conferenza dichiarò che non aveva la minima idea di come tutto questo fosse potuto accadere e dichiarò: "È come se qualcuno avesse percosso una campana sul campanile di una chiesa in un colpo solo e il riverbero fosse durato per una trentina di minuti". La missione Apollo 13 del 1970 fallì e il modulo lunare, in questo caso del peso di 15 tonnellate, per intenderci il Saturn, che oggi viene anche conosciuto come razzo lunare, fu fatto schiantare sulla Luna a circa 100 miglia di distanza dal punto in cui erano stati collocati i sismografi nella missione lunare precedente, quindi quella dell'Apollo 12 del 69. Quando il veicolo di lancio impattò con una forza pari a 11 tonnellate di dinamite,
Gli scienziati della NASA dissero che la Luna risuonò come un gong, continuando poi a vibrare per 3 ore e 20 minuti fino alla profondità di 25 miglia. Durante le missioni Apollo, Ken Johnson, che lavorava per la NASA come supervisore del Dipartimento per il controllo di dati e fotografie, proprio lui raccontò ad uno degli autori di Who Built the Moon, Alan Butler, che la Luna non solo aveva risuonato come una campana, ma che aveva anche barcollato in modo talmente preciso che fu quasi come se avesse giganteschi puntoni ammortizzanti idraulici al suo interno. Questo spiegherebbe come mai, ogni volta che si fa più vicina alla Terra, la Luna vibra sempre allo stesso identico modo. Vi rendete conto? Si parla di giganteschi puntoni ammortizzanti. Questo, tutte queste descrizioni che tra l'altro provengono anche da un ambiente come la NASA, noi sappiamo benissimo che la NASA talvolta gioca a nascondino, nasconde delle cose che sono ormai chiare a tutti, quante immagini provenienti proprio dalla NASA sono state manomesse e poi grazie allo studio di queste foto, beh, si è riusciti a risalire alla verità, comunque al fatto che la NASA molto spesso nasconde determinate scoperte. Se sono arrivati però anche loro a definire con certezza tutte queste anomalie, beh, c'è qualcosa. E io più vado avanti, più penso che la Luna sia in realtà una struttura assolutamente artificiale. Tutte queste analisi, tutte queste dichiarazioni, tutte queste sincronicità numeriche, almeno a me, non mi fanno pensare ad un corpo celeste che addirittura, come alcuni sostengono, si è formato insieme alla Terra. Scusatemi, ma non ci credo. Fatico davvero a credere ad un'ipotesi del genere. Nel 1972 la Luna fu colpita da un meteorite della potenza di 200 tonnellate di dinamite. Questo provocò enormi, onde d'urto nelle profondità interne, ma pensate, nessuna tornò indietro. La superficie della Luna, a quanto pare, è molto dura e contiene dei minerali al suo interno, tra cui il titanio. E attenzione qui perché arriva il bello, perché a parte il titanio, all'interno delle rocce lunari sono stati anche scoperti, o meglio, è stata scoperta la presenza di metalli trattati come l'ottone e la mica e l'uranio 236 e il nettunio 237. L'uranio 236 e il nettunio 237 sono elementi che non sono mai stati trovati in natura. Nel caso dell'uranio 236, beh, questa è una scoria nucleare radioattiva a lunga durata e si trova nel combustibile nucleare esaurito e nell'uranio riprocessato. Invece, nel caso del Nettunio 237, è un elemento metallico radioattivo ed è un sottoprodotto dei reattori nucleari e della produzione del plutonio. Quindi, in molti si sono chiesti, e me lo chiedo anch'io, come cavolo ha fatto tutta questa roba ad arrivare sulla Luna? Pensate che sulla Luna sono state anche trovate delle particelle di ferro che non arrugginiscono e capite bene che questo in natura non esiste, non esiste una cosa del genere, delle particelle di ferro che addirittura non arrugginiscono. Quindi capite che il pensiero secondo cui la Luna si sia formata insieme alla Terra, beh, da tutte queste ricerche, questo pensiero possiamo benissimo demolirlo, perché se così fosse, come mai sono così diverse tra di loro? E inoltre, come mai sulla Luna sono stati trovati metalli trattati? Addirittura l'uranio e il nettunio? Capite che sulla Luna è accaduto, o comunque ancora oggi accade qualcosa di davvero curioso. E qui arriviamo alla seconda teoria riguardante la Luna, molto interessante. Secondo questa teoria, la Luna non sarebbe altro che un veicolo spaziale, un antico veicolo spaziale. Nel 1970, due membri dell'Accademia Sovietica delle Scienze, sto parlando di Mikhail Vasin e Alexander Scherbakov, scrissero un articolo per la rivista sovietica Sputnik. E il titolo di questo articolo è: La Luna è una creazione dell'intelligenza artificiale?
Nell'articolo i due scrissero che secondo loro la Luna era un planetoide cavo che era stato scavato al suo interno grazie all'utilizzo di macchinari appartenenti ad una qualche tecnologia super avanzata. Quindi, a quanto pare, la Luna secondo loro è stata scavata al suo interno e quindi poi è stata resa cava da individui che dispongono di una tecnologia super avanzata. E lo so, può sembrare pura fantascienza, ma probabilmente non lo è, perché se questa tecnologia di cui parlano Vasin e Scherbakov dovesse essere, no? Si dovesse trattare di una tecnologia nucleare di natura, beh, questo potrebbe spiegare la presenza di questi metalli trattati sulla Luna, come l'uranio-236 e il nettunio-237 di cui vi ho parlato prima. Secondo loro, queste super macchine tecnologicamente avanzate avrebbero fuso letteralmente le rocce lunari e avrebbero scavato delle cavità al suo interno. Poi la lava, visto che appunto queste rocce sono state fuse, almeno secondo questa teoria, avrebbero con questa lava avrebbero poi ricoperto la superficie, dando vita a questo paesaggio composto da scorie metalliche rocciose. Loro dissero che la Luna è stata messa ab origine proprio lì, in quel punto, per un motivo specifico. E nell'articolo loro scrivono che la Luna venne messa in orbita attorno alla Terra. Con venne messa ci fanno capire che qualcuno l'ha messa lì, perché vi ho detto, adesso vedremo, in antichità la Luna non esisteva nei cieli e ci sono racconti appartenenti a tutte le culture del mondo che ci parlano di un tempo in cui la Luna non esisteva nei cieli e loro ci dicono che la Luna venne messa lì in un determinato momento da qualcuno. E adesso voglio leggervi un estratto del loro articolo perché lo trovo davvero super interessante. Vasin e Scherbakov scrivono: se si vuole lanciare un satellite artificiale, allora è consigliabile scavarlo internamente. Allo stesso tempo, sarebbe ingenuo immaginare che chiunque fosse capace di un progetto spaziale così grandioso si sentirebbe soddisfatto semplicemente con una specie di gigantesco tronco vuoto scagliato su una traiettoria vicina alla Terra. È più probabile che qui abbiamo a che fare con un'antica nave spaziale, riempita all'interno di carburante per le macchine, materiali e apparecchiature per lavori di riparazione, strumenti di navigazione, dispositivi per l'osservazione e ogni genere di macchinari. In altre parole, tutto ciò che serve a rendere questa caravella dell'universo una sorta di arca di Noè intelligente, forse persino l'abitazione di un'intera civiltà che prevedeva un'esistenza prolungata. Qui si parla di migliaia di milioni di anni e una lunga peregrinazione nello spazio. E qui parliamo sempre di migliaia di milioni di miglia. Qualcuno ha forse parcheggiato la Luna lì dov'è? Sulla Luna è presente una civiltà che monitora e comanda la vita sulla Terra? Beh, questo è un tema molto interessante e devo dirvi, perché prima vi ho parlato di questo libro, David Icke, che è un autore che a me piace davvero tanto, ne parla. Lui nei suoi libri non parla soltanto della Luna, ovviamente, ma parla di questi individui che sono noti oggi come rettiliani, che a quanto pare hanno il dominio sul mondo intero. Quindi l'umanità non sarebbe altro che un loro prodotto. Noi sappiamo che ci sono tantissimi interrogativi per quanto riguarda l'evoluzione umana. Tantissimi scienziati dicono che questa evoluzione umana così repentina, beh, è un qualcosa di impossibile. E quindi si pensa che ci sia stata qualche irruzione, no? Dal punto di vista tecnologico, probabilmente. Questi extraterrestri sono venuti e hanno cominciato ad operare su una materia già esistente e l'hanno così evoluta. Vi ricordate il video in cui vi parlavo delle rivelazioni del monaco cinese riguardanti la costruzione della Luna? Se non avete visto quel video, andatelo a guardare se non l'avete fatto e sempre se vi interessa. Bene, lui ci parlava del fatto che sono stati gli stessi umani a creare la Luna e anche in questo libro ci sono tantissime prove
che ci fanno capire che da qualcuno è stata portata la Luna. Non è che la Luna si è creata nel momento in cui si è creata la Terra. Questa è, diciamo, un'idea che hanno abbandonato persino gli scienziati della scienza tradizionale, e vi ho detto tutto. Quindi, tutto ci fa riflettere e ci fa pensare che molto probabilmente la Luna è nelle mani, o comunque sulla Luna ci potrebbe essere questa civiltà. Ora, non so se si parla in modo specifico dei rettiliani, come vengono conosciuti in Africa i Centauri, perché poi parleremo, gli africani, per esempio, sono convinti che sulla Luna ci sia una razza extraterrestre, in questo caso i Centauri, i rettiliani, e che dalla Luna loro governano praticamente tutto quello che accade sulla Terra. Quindi noi non saremmo altro che una razza schiava. Infatti, vi ricordate quando vi parlavo anche delle dichiarazioni, o meglio, delle cose che sono presenti nel libro di Sitchin? Vi ho parlato anche di Sitchin e degli Anunnaki, e ho dedicato anche un video a questa tematica, e lo trovate anche questo sul mio canale. Che cosa ci diceva Sitchin? Che secondo lui questi Anunnaki sono venuti sulla Terra per estrarre l'oro. Però ad un certo punto hanno ben pensato di non sporcarsi le mani e di andare comunque ad agire su una materia già esistente, su una materia che esisteva già. In questo modo, andando ad agire su una materia che già esisteva, loro hanno creato, dal punto di vista genetico, quindi andando comunque ad operare sulla genetica, hanno creato quello che oggi è conosciuto come l'uomo moderno, noi, l'uomo come oggi noi lo conosciamo. E perché avrebbero fatto questo? Per conferire a questo uomo maggiori abilità. Quindi l'uomo in quel modo, evolvendosi, avrebbe potuto obbedire più facilmente, avrebbe potuto anche essere un pochetto più bravo nella stessa, più agile nella stessa estrazione dell'oro. Quindi, a quanto pare, l'uomo moderno esiste perché sono stati loro ad evolverci dal punto di vista genetico, ma non è che l'uomo ha subito questa evoluzione per chissà quale motivo. Come Sitchin ci dice, e poi vedremo che anche alcuni sciamani Zulu lo dicono, gli uomini, o meglio l'umanità, loro hanno deciso, loro, in questo caso gli Anunnaki, i rettiliani, insomma, chiamateli come volete, hanno deciso di manovrare un pochettino la genetica per accelerare l'evoluzione, semplicemente per creare una razza schiava, un pochetto più agile, più moderna, in modo da fare il lavoro sporco. Quindi questo è. E ci sono tantissime persone che credono che la Luna sia un po' il quartier generale di questi individui che ancora oggi si trovano lì, nascosti, proprio sulla faccia oscura della Luna, proprio sul lato che noi non possiamo vedere. Inoltre, si scoprì che le rocce della superficie lunare contengono titanio, cromo e zirconio, tutti elementi dalle proprietà refrattarie che sono meccanicamente resistenti e anticorrosive. Dovete sapere, ragazzi, non so se lo sapete, che i metalli refrattari hanno una straordinaria resistenza al calore e anche all'usura. E gli scienziati affermarono che la combinazione scoperta sulla superficie lunare avrebbe presentato un'invidiabile resistenza al calore e la capacità di sopportare mezzi d'aggressione. E tutto questo, ancora una volta, ci fa capire che probabilmente questa luna è stata creata da qualcuno. Sì, nei minimi particolari, perché ha tante cose al suo interno per quanto riguarda le rocce, ma anche all'esterno, che non ti fanno proprio pensare ad un satellite naturale, ma anche le stesse dimensioni della Luna sono anomale, no? Rispetto a quelle che dovrebbero essere realmente per un satellite. Ma a parte le dimensioni, la precisione. A voi la forma della Luna sembra una forma naturale? Perché a me no. E io l'ho osservata e continuo ad osservarla tante e tante volte al telescopio e non mi sembra assolutamente naturale la sua forma, questa precisione anche. Non so. Prima vi ho parlato del titanio. Bene, si è scoperto che le rocce lunari contengono 10 volte più titanio rispetto alle rocce terrestri in cui è presente questo metallo. Il titanio, per esempio, viene utilizzato nella costruzione dei sottomarini ad immersione profonda, ma anche nella costruzione dei cosiddetti veicoli spaziali.
Harold Urey, un dottore che ha vinto il premio Nobel per la chimica, dichiarò di essere rimasto completamente confuso dalla composizione di queste rocce lunari e in particolar modo dal loro contenuto di titanio. Questi campioni, che lo stesso Harold Urey analizzò, erano sorprendenti e sconcertanti e nemmeno lui ha saputo spiegare come mai fosse presente titanio al loro interno. Chi o cosa ha quindi potuto distribuire titanio in quel modo? E adesso fermatevi e riflettete un momentino insieme a me. Vi ho detto che il titanio viene utilizzato nella costruzione di sottomarini ad immersione profonda e anche nella costruzione di veicoli spaziali. E inoltre vi ho anche detto che sulla Luna è presente 10 volte più titanio rispetto a quello presente sulla Terra, nelle rocce, insomma, che lo contengono. Questo ha fatto pensare tantissime persone e anche scienziati, che lavorano negli stessi ambienti convenzionali e che seguono quello che è il filone della scienza tradizionale. Come mai sulla Luna c'è così tanto titanio? Perché dire 10 volte più, ragazzi, non sono numerini. E quindi, visto che il titanio viene utilizzato nella costruzione di sottomarini e veicoli spaziali, la Luna è forse un'astronave, è forse un veicolo, è forse proprio per questo motivo che lì sulla Luna si trova così tanto titanio, fino a 10 volte più rispetto alla Terra. Forse perché il titanio, anche quando la Luna è stata costruita, è stato proprio impiegato nella sua costruzione. Questo pensano alcuni. E vi dico la verità, questa teoria mi affascina tantissimo perché può essere che quando osserviamo la Luna stiamo osservando un'antica astronave, un antico veicolo spaziale che è arrivato da un luogo che non conosciamo, o che comunque non è stato definito, e che dal giorno in cui è apparso manipola, ha anche un'influenza sulla Terra, perché voi pensate, se la Luna non ci fosse più, si andrebbero a susseguire sulla Terra delle catastrofi che porterebbero alla distruzione totale della Terra così come la conosciamo. E questo mi fa anche andare un po' indietro con la mente ad Atlanti delle Muri, alle catastrofi, no, che hanno causato anche la distruzione di questi continenti perduti di cui si parla. La Luna ha un'influenza, lo sappiamo benissimo, sull'acqua, strettamente connessa alle maree, e visto che il nostro corpo è per il 70% composto di acqua, ha una importante influenza anche sull'essere umano, proprio su di noi come corpo biologico. E per quanto riguarda le donne, ha una influenza sul nostro ciclo mestruale e la Luna influenza anche l'umore delle persone. Non a caso, quando per esempio incontriamo una persona che ha sbalzi d'umore, cos'è che diciamo? Beh, mi sembri proprio lunatico. La Luna ha una forte influenza sulla vita umana e secondo alcuni questa forte influenza, beh, non è casuale, ma è lì proprio per influenzarci ulteriormente a vivere in un determinato modo. E qui arriviamo alle leggende che così tanto mi e vi affascinano, e in particolare voglio soffermarmi sulle leggende africane. Io le leggende africane le trovo davvero interessanti, soprattutto a quelle degli sciamani Zulu. Gli sciamani Zulu, tra cui Credo Mutfa, di cui vi ho parlato tante tante volte, sono ricchi di dettagli. Loro proprio sono convinti del fatto che l'umanità abbia incontrato proprio questa civiltà extraterrestre super avanzata e lui è morto qualche anno fa, ma lui ha sempre detto che ancora oggi l'umanità viene controllata da questi esseri, è solo che questo loro giocare a nascondino appunto non ci permette di vederli e quindi noi viviamo pensando che sì, siamo soli, non c'è nessuno e invece loro, nascosti lì nell'ombra, vanno a manovrare tutte le pedine dal punto di vista della sanità, dal punto di vista politico, accademico, eccetera, eccetera. È come se tutto quello che accade sulla Terra fosse il gioco di un qualche extraterrestre particolarmente ostile.
Dovete sapere che anche gli Zulu sciamani dell'Africa sostenevano che la Luna fosse cava e che fosse abitata al suo interno dai cosiddetti pitoni, che da loro furono poi chiamati Citauri, i rettiliani moderni. I Citauri in descrizione non sarebbero altro che i classici rettiliani di cui sicuramente avrete sentito parlare. Secondo questi racconti Zulu, la Luna fu portata lì dove si trova oggi da due fratelli, Vovain e Mpanku, e fu portata lì, pensate, centinaia di generazioni fa. Vovain e Mpanku non erano altro che i capi dei rettiliani. Erano due fratelli. Ed erano anche i capi di questi rettiliani. I due, nelle varie descrizioni dei testi antichi, vengono talvolta soprannominati anche fratelli dell'acqua, proprio perché avevano una pelle particolare, una pelle particolarmente squamosa, proprio come quella dei pesci. E questa descrizione corrisponde in modo sorprendente ai resoconti sumeri e mesopotamici dei due fratelli Enlil ed Enki, i capi degli Anunnaki. Ecco perché ci sono alcune persone che dicono che quando si parla di Anunnaki e rettiliani, in realtà è come se stessimo parlando della stessa cosa. Questo per dirvi che ci sono numerose culture in tutto il mondo, ma in tutte le culture è come se si parlasse della stessa storia. Magari gli Zulu dell'Africa, gli sciamani dell'Africa li chiamavano Citauri, altri li hanno chiamati Anunnaki e adesso li chiamiamo rettiliani, ma è come se si parlasse sempre degli stessi individui. Ed è davvero strano, no? Pensare a tutti questi collegamenti. E anche le descrizioni degli stessi Anunnaki corrispondono a quelle che sono state fatte appunto nei testi di questi sciamani. Quindi Enlil ed Enki degli Anunnaki hanno a quanto pare lo stesso aspetto, avevano lo stesso aspetto di Vovain e Mpanku delle storie degli Zulu africani. Secondo queste leggende africane, i due fratelli Vovain e Mpanku rubarono la luna al grande dragone del fuoco e la rubarono sotto forma di uovo. Dovete sapere che la luna, soprattutto nelle raffigurazioni antiche, veniva sempre simboleggiata come un uovo. Quindi loro rubarono la luna a questo grande dragone del fuoco sotto forma di uovo, la svuotarono al suo interno e appunto la resero cava. Dopo averla svuotata, sempre secondo la leggenda, Vovain e Mpanku avrebbero fatto rotolare la luna fino alla Terra, causando eventi cataclismatici su questo pianeta. E qui questo mi fa pensare appunto ai continenti perduti, che effettivamente nei vari resoconti antichi si parla, no? Di queste catastrofi che hanno portato alla loro distruzione e quindi di conseguenza alla loro fine. Questi racconti ci dicono che i rettiliani, che a quanto pare ancora oggi dimorano all'interno della Luna, non sarebbero altro che individui molto ostili, cattivi, che si nutrono dalla Luna dell'energia negativa che viene sprigionata sulla Terra dall'umanità. E questo può spiegare il fatto che comunque sulla Terra è raro vedere, no? Dei momenti di pace in cui l'umanità effettivamente è unita. Ci sono tantissime guerre, conflitti, c'è ancora la fame, la povertà. Da una parte del mondo ci sono, ad esempio, giocatori, calciatori strapagati che inseguono un pallone, e invece dall'altra parte ci sono ancora oggi bambini che soffrono la fame e la sete e ha voglia di mettere in piedi tutte queste associazioni che ci dicono spendete soldi, date questi soldi ai bambini. Secondo me quei soldi non arrivano mai a quei bambini, no? Quindi è come se si volesse mantenere il mondo in uno stato di negatività perenne, in modo voluto. Ecco perché ci sono poi anche varie scuole di pensiero, religioni che causano esclusivamente divisione tra il popolo, no? Perché anche le stesse divisioni politiche, religiose, beh, forse sono proprio le religioni che hanno causato più guerre di qualsiasi altra cosa al mondo. Questo ci fa capire che se effettivamente sulla Luna esistono degli individui che si nutrono della nostra negatività, beh, non ci deve stupire più di tanto il mondo che molti descrivono come un vero e proprio inferno. Droghe, malattie, guerre, povertà, insomma.
Che cosa ci dobbiamo aggiungere di più per rendere il tutto ancora più catastrofico? Nulla, perché è già di per sé catastrofica, no? La vita sulla Terra per molte persone. Quindi potrebbe anche essere. Voi credete a questa teoria di questi individui che si nutrono dalla Luna, della nostra energia? Fatemelo sapere. Si racconta che la Terra fosse completamente diversa prima dell'arrivo della Luna. Innanzitutto non esistevano le stagioni e l'intero pianeta era circondato da una calotta di vapore acqueo. Le persone in quel tempo non subivano l'eccessiva ed abbagliante luce del sole, come per esempio accade oggi, ma riuscivano ad intravederlo appunto da questa nube. All'epoca quindi la Terra era un luogo meraviglioso, si racconta che fosse comunque un luogo verde, mite e anche lussureggiante, in cui le persone appunto non subivano, non pativano l'aggressività solare proprio perché il tutto era coperto da questa nebbiolina. Quando giunse la Luna, questa nube, questa nube di vapore acqueo si liberò sulla Terra attraverso un diluvio, che secondo alcuni studiosi è simboleggiato nella Bibbia dal diluvio che durò 40 giorni e 40 notti. Ci sono anche resoconti di altri nativi africani che ci parlano del fatto che la Luna fu costruita molto, molto, molto lontano da qui. E fu costruita proprio come una nave spaziale per poter attraversare l'intero universo per posizionarsi lì dove è oggi. E questo potrebbe ancora una volta farci, o meglio, potrebbe creare questo collegamento con il titanio che è stato scoperto lì. Vi ho detto a cosa serve il titanio, a costruire, no? Appunto i sottomarini e i veicoli spaziali. Anche secondo queste leggende, la Luna è stata letteralmente costruita. Che è appunto una nave spaziale che si trova lì e che si trova lì, secondo questi racconti africani, per manipolare la vita delle persone che vivono sulla Terra. La gigantesca nave madre di cui si parla in questi racconti africani non sarebbe altro che la Luna, utilizzata dai rettiliani come rifugio durante i cataclismi del cosiddetto diluvio universale. Secondo loro, infatti, a causare tutti quei cataclismi furono proprio i rettiliani che hanno manipolato la Luna in un particolar modo proprio per causare questi eventi catastrofici e altri eventi di tipo cosmico. Di qui, molto probabilmente, sempre secondo alcuni studiosi, ha avuto origine la figura di Noè e della sua arca. Infatti, questi studiosi, questi insomma ricercatori, pensano che l'arca di Noè non fosse un'imbarcazione, ma più che altro un veicolo spaziale che ha portato sulla Luna le persone da salvare dalla catastrofe. Ma gli Zulu e altri popoli africani non sono i soli a pensare che la Luna, insomma, non si sia sempre trovata lì dove si trova adesso. In tutto il mondo ci sono esempi legati al folklore che ci parlano di un tempo prima della venuta della Luna. Pensiamo per esempio ai filosofi dell'antica Grecia, Aristotele e Plutarco, pensiamo ad Apollonio Rodio o anche al poeta romano Ovidio. Loro ci parlano del popolo dei preseleni. Un popolo che sosteneva di essere sbarcato in Arcadia perché i propri antenati si trovavano lì quando ancora non era presente una luna nei cieli. Preseleni si traduce come prima di Selene e come ben sappiamo Selene chi è? La dea greca della luna. E la luna molto spesso viene anche chiamata Selene. Quindi questo popolo dei preseleni è forse il popolo che ha vissuto sulla Terra prima dell'arrivo della Luna? Come potete vedere, le prove sono tantissime, le testimonianze anche, non sono solo gli sciamani Zulu, non sono soltanto i popoli africani a parlarne, ne hanno parlato i Sumeri. Abbiamo visto anche in Mesopotamia, insomma, ci sono tantissime prove e tra l'altro queste prove sono sparse in tutto il mondo. Tutte le culture parlano di questo popolo che viveva sulla Terra prima della venuta della Luna, prima che ci fosse una Luna nel cielo. Pensate che, non so, si siano tutti alzati con lo stesso pensiero una mattina e che abbiano deciso di montare una storia così fantastica da
tramandare di generazione in generazione, perché io credo tutto il contrario. Penso che in questi racconti ci sia un fondo di verità. Lo stesso tema è affrontato dal dottor Hans Schindler Bellamy in un suo libro molto interessante. Infatti, nella sua opera Lune, miti e uomini, proprio il dottor Hans Schindler Bellamy ci parla di un popolo, o meglio, di una tribù di nativi colombiani chiamati Moses. E proprio loro dicono di ricordare il tempo in cui la luna non era presente nel cielo. Ci sono per esempio anche delle raffigurazioni babilonesi che risalgono all'undicesimo secolo a.C. che collocano la luna tra Venere e il Sole. In Asia centrale abbiamo anche il popolo degli Uezi, che tradotto lo possiamo quasi definire come il clan della luna o razza lunare. Capite che ci sono tante prove che ci portano a credere che la luna sia qualcosa di diverso da quello che ci hanno insegnato a scuola, che la luna non sia un corpo celeste. Su questo penso che ormai il tutto sia ben dichiarato, perché nel video vi ho parlato di tantissime prove, tantissime dichiarazioni di personaggi che lavorano in determinati ambienti e che in passato hanno purtroppo anche occultato determinate scoperte. Beh, loro in primis si sono fatti avanti e hanno dichiarato che sì, effettivamente la luna non può essere in alcun modo definita un corpo celeste e men che meno si può pensare che la luna si sia formata nel momento in cui si è formata la Terra e che quindi siano in un certo senso gemelle. Io non credo che le persone, tutte le persone del mondo, così tante culture, si siano messe d'accordo in un determinato momento per narrare la stessa storia, anche perché queste storie vengono narrate da molte culture e vengono narrate ovviamente con nomi diversi, con espressioni diverse, ma sempre della stessa storia si parla perché ci sono tante correlazioni, tanti collegamenti, tante somiglianze. Quindi non penso che le persone di tutto il mondo in antichità si siano svegliate una bella mattina e abbiano deciso di mettersi d'accordo su una storia da tramandare di generazione in generazione. Penso che proprio in queste storie bisogna cercare la realtà, la verità, perché molto spesso noi andiamo proprio a scartare le leggende perché crediamo che le leggende siano il frutto di menti un po' deviate. E io invece penso tutto il contrario. Ma adesso chiedo a voi, che cosa ne pensate della luna? Che cosa ne pensate di queste leggende, anche di questi di queste relazioni matematiche di cui vi ho parlato all'inizio del video tra Sole, Luna e appunto Terra? Voglio sapere quello che è il vostro pensiero e soprattutto fatemi sapere se il video vi è piaciuto. Ma non è finita qui, perché nel prossimo video voglio parlarvi della Morte Nera e di un'arma di indicibile potenza sviluppata dall'Impero Galattico. E quindi, ragazzi, scopriremo quanto George Lucas, produttore di Star Wars, ci abbia visto lungo sulla realtà. In Star Wars, la Morte Nera viene, guarda caso, simboleggiata, descritta e raffigurata come la Luna. Quindi, visto che sappiamo che in molti film ci viene raccontata la verità, probabilmente anche in questo caso c'è stata raccontata la verità sulla Luna, probabilmente anche nel nostro caso la Luna è la dimora di individui che manipolano la vita sulla Terra? E un'altra domanda a cui cercheremo di rispondere nei prossimi video è: da dove proviene l'umanità? Forse da Orione? Ci sono delle prove che portano in questa direzione e io queste prove le voglio condividere proprio con voi. Quindi ragazzi, io spero di avervi tenuto compagnia per il momento, ma solo per il momento vi saluto. Rimanete ovviamente connessi sul canale perché, come avete potuto capire, arriveranno degli argomenti scottanti e super, iper interessanti. Diffondete questo video se vi è piaciuto, aiutatemi a diffondere i miei contenuti e ringrazio già tutti coloro che lo fanno. Ci vediamo alla prossima e mi raccomando, vi mando un forte abbraccio e insomma, attendo di leggere i vostri commenti e un buon proseguimento di giornata.